o come diceva quello là, guarda mamma senza mani, guarda mamma senza piedi. Perché? Perché è elettrica, è la Eleglide M1 Plus. Adesso ti spiego tutto, dammi un minuto. Eccola qua. Allora raga, oggi ci prendiamo una breve pausa dai lavori sulla cellula, sul BM90, perché vi voglio parlare di questa bicicletta, di questa e-bike Eleglide M1 Plus. Adesso cerco di spiegarti tutto. Prima una premessa: io non mi intendo di biciclette, men che meno di e-bike, quindi è, come al solito, una, diciamo, recensione da profano, da uno che usa una bicicletta e che non è che per forza deve essere chiappucci, voglio dire, e sapere tutti i cazzi e tutti i mazzi, no. Ti spiego quello che so e quello che ho letto e ti racconto quella che è la mia esperienza di utilizzo. Prima di tutto, perché un e-bike? Come tu sai, noi siamo fermi qui a Tavuglia durante la stagione primaverile e estiva per lavorare, e quest'anno, anche l'anno scorso, anche per fare i lavori al VM90. Come sai, noi lavoriamo qui abbastanza vicino, in più sia io che Laura abbiamo anche altri lavori un pelo più lontano, e comunque noi siamo in un posto in cui il paese è un po' distante, è qualche chilometro. Per andare a fare qualsiasi commissione bisogna comunque prendere un mezzo, solitamente è la macchina. Però cercavamo un mezzo alternativo, un qualcosa di più agile, no? Che lo prendi e vai, prendi e vai. E soprattutto ecologico, green. Allora, Eleglide è venuto il nostro soccorso e dice: ma visto che a voi serve un bel mezzo, possibilmente elettrico, per le commissioni, per gli spostamenti, per andare sul lavoro, per andare a prendere questo, per andare a prendere quello, perché non una bella bicicletta elettrica come questa? Ed è arrivata questa fantastica M1 Plus, che puoi vedere, esteticamente è molto molto carina, ma oltre a essere molto carina ha anche un sacco di funzioni interessanti che adesso cerco di andarti a spiegare. È una bicicletta elettrica, è una e-bike, cioè dalla pedalata assistita. È una mountain bike, come puoi vedere dalla forcella davanti. Non è una mountain bike per fare cose estreme, non ci vai a fare trail, non ci vai a fare cross country, non ci vai a fare men che meno enduro o freeride, ovviamente. È una bicicletta che puoi usare sulle strade bianche come qui, se devi fare una discesina, una salita sterrata, ci vai su strada, su asfalto, ok? È una via di mezzo, secondo me, tra una bici da strada e una mountain bike. Non è proprio una mountain bike. Allora, la bici è montata con un cambio Shimano per un totale di 21 rapporti, 7 al pignone, 3 alla corona, forcella davanti, che ha anche qui il suo manettino per bloccarla. Se io la apro, lei ammortizza, se io la chiudo, lei non ammortizza. Se ti intendi di biciclette, tu saprai che quando sei in salita, se la forcella la puoi bloccare, la pedalata è molto più efficace perché disperdi molto meno energia. Oltre a questo, due freni a disco a filo, luce anteriore, catarifrangente posteriore, paracorona, campanello, importantissimo. Le cose si cominciano a fare interessanti quando parliamo della parte elettrica della bicicletta, quando parliamo della pedalata assistita. Ti do qualche dettaglio, però, siccome, ti ripeto, non sono un esperto e a memoria francamente non ci arrivo, vado a prendere il cellulare così leggiamo la scheda tecnica. Allora, ho davanti a me il sito di Eleglide dove posso leggere un po' di specifiche ed essere un pelo più preciso nel darti le informazioni. Sospensione idraulica te l'ho già detto, cambio Shimano 21 velocità te l'ho già detto, pneumatici non te l'ho detto, sono ruote da 29, ok, 29 pollici, 5 livelli di pedalata assistita te l'ho già detto, adesso te ne parlo meglio. Qui dice 100 km di autonomia, su questo ne dobbiamo parlare, adesso ne parliamo.
display LCD che poi ti mostro con le sue funzioni da un pollice 75. Ok, andiamo un pelo più nel dettaglio. Forcella, la corsa della forcella della sospensione 100 mm, quindi ti ripeto, non ci puoi andare a fare enduro, non ci puoi andare a fare downhill, è chiaro, no? La batteria che è qui dentro, 12 ampere ora e mezzo. Qui dice che supporta la modalità di assistenza, cioè di pedalata assistita, fino a 100 km. Però giustamente qui specifica la percorrenza massima, cioè 100 km, si raggiunge con un peso del pilota di 75 kg massimo, a una velocità costante di 15 km orari in piano, senza venti contrari, a una temperatura di circa 26 gradi. È ovvio che qualsiasi dato del genere deve stare a delle condizioni, perché non puoi dire con questa batteria fai 100 km, ma se 100 km sono in salita non li puoi fare, se 100 km sono tutti in discesa ne farai di più, è normale. Il motore è un motore brushless, quindi senza spazzole, da 400 watt e 45 Nm di coppia. Questi sono dati un po' per nerd, mi rendo conto, però magari ti può tornare utile saperlo. Parlando appunto del motore elettrico, passo un attimo a darti qualche dettaglio sui 5 livelli di pedalata assistita. Allora, i motori elettrici delle e-bike hanno una velocità di taglio, nel senso che ti assistono alla pedalata, non è che pedalano per te ovviamente, ti assistono alla pedalata fino a una certa velocità. Oltre quella velocità, la centralina deduce che tu ce la faccia da sola a pedalare e quindi taglia la corrente e smette di assisterti. Al livello 1 ti assiste fino a 12 km all'ora, al 2 a 16 km all'ora, livello 3 fino a 20 km all'ora, livello 4 fino a 23 km all'ora, livello 5 fino a 25 km orari. Quindi se tu sei sul 5, inizi a pedalare, frulli come un pazzo, arrivi a 25 all'ora, questo stacca. Bene. Ti faccio dare un'occhiata al pannello di controllo. Questo che vedi qui è il vano batterie. Qui c'è il suo tasto di accensione. Metti su 1, ovviamente, e accendi. Qui invece c'è la porta per il connettore per il caricabatterie con il suo tappino stagno, così non prende acqua. Ecco il display. Il tasto che c'è qua dietro, qui, tieni schiacciato e lui si accende. E ti dà queste informazioni, quindi mod, cioè il livello di pedalata assistita che stai usando, la velocità ovviamente, lo stato della batteria, vedi 4 su 5, e il trip. Sul trip devo fare una digressione, purtroppo il trip ogni volta che lo spegni si azzera, quindi se tu ti stai andando a fare un giro, che ne so, fai un break e spegni il computerino di bordo, quando lo riaccendi lo ritrovi a zero, quindi perdi il filo dei chilometri totali che hai fatto. È chiaro, butti un occhio, fai la somma, lo sai, però non è comodissimo. Ecco, qui come puoi vedere ci sono i tasti più e meno, ma prima ti faccio vedere questo. Adesso io lo schiaccio e vedi che si è acceso il simbolino del faro, perché c'è il faro a LED davanti, eccolo qui. Adesso tu, essendo giorno, magari non lo vedi, ma questo, eccolo qua, si accende e si spegne. Però il tasto delle luci, cioè questo qua sotto, fa anche un'altra figata. Mi sono dimenticato di dirti che è anche dotata di cavalletto, ma tanto lo vedi. La seconda funzione del tasto che accende il faro anteriore, la luce anteriore, è che se tu lo tieni schiacciato per qualche secondo, guarda cosa succede. Eccola qua. Questa inizia ad andare da sola, perché? Perché se sei su una salita e devi spingere, perché può succedere, se è troppo ripida e non ce la fai a portarla su e devi spingere, tieni schiacciato qui e la bici inizia ad andare da sola alla velocità di 6 km orari. Quindi ti alleggerisce il fatto che tu la debba spingere. Poi tocchi il freno, boh, e lei si spegne in automatico. Quindi è una funzione di accompagnamento, sfrutta il motore elettrico per darti una mano qualora tu ti ritrovassi a dover spingere la bicicletta. Però, questa bicicletta è dotata di un'altra figata. Sfruttando il motore elettrico, l'hanno dotata di un'altra figata. Allora, se tu fai caso, questa manopola è diversa da questa. In verità, in origine, tu la trovi con queste due manopole qui, uguali come questa. Ma Eleglide ti manda una scatolina con scritto dentro: ti mando questo aggeggio, sappi che per usarlo devi controllare che nel tuo paese sia legale usarlo. Eleglide cosa ti manda? Ti manda questo qua, questo qui.
sfili la manopola, ci schiaffi dentro questa manopola con questo acceleratore, connetti il cavetto questo qui, già predisposto, e tu hai una bicicletta full electric. Tu mi hai visto a inizio video, no? Mi hai visto? Allora, praticamente, tu cosa fai? Selezioni il tuo livello di assistenza, di pedalata assistita, e poi usi questa manettina qui, questa qui, esattamente come un acceleratore, come se fosse un piccolo motorino. Non mi credi? Ti faccio vedere. Metto su uno. Ecco qua. Oh, non sono io, eh? Molli. E vabbè, lei si ferma ovviamente. Metti su due. Ben più veloce. 3. Quattro. Senti come frulla. 5. A livello numero 5 di assistenza, che in questo caso non è più un'assistenza, ma è un vero e proprio motorino elettrico comandato da questo acceleratore. A livello 5 di assistenza, in piano, e qualora tu, con tutta la simpatia, non pesi una tonnellata, questa bici ti porta a spasso a 25 all'ora, in scioltezza. Non mi credi? Adesso ti faccio vedere una partenza qua. Guarda qua. Visto che siamo a Tavuglia, una partenza a Lavantino Rossi. Guarda che qui qua siamo anche un pochettino in salita, eh? Oh, io i piedi ce li ho qua. Vado di acceleratore e via. Ciao! Scheggia! È chiaro che non ti puoi aspettare una ripresa da motocicletta, perché comunque è un motorino, per potente che sia, è un motorino piccolo. Qui in più siamo anche un pochettino in salita, quindi ci sta che faccia un po' fatica. Io non sono neanche un peso piuma, ecco, a dirla tutta. Questa è la vera figata. Noi ce l'abbiamo questa bicicletta da un paio di mesi, e da un mese che la usiamo sia io che Laura, ma soprattutto il papà di Laura, che è venuto qui a passare la stagione estiva. Soprattutto il buon Giancarlo la usa di brutto, si va a fare i suoi giri, i suoi, insomma, se la gode. E Giancarlo, che la usa per giri più lunghi dei nostri, ci ha potuto dare qualche informazione in più sull'autonomia. Su un giro, diciamo, misto, qui siamo in una zona in cui ci sono tante salite e tante discese, usando l'assistenza a livello 3 quando ci sono delle salite da affrontare, pedalando quando c'è da pedalare, quindi senza assistenza e con l'assistenza spenta in discesa, su un giro di 40-50 km la batteria, quando torni a casa, è più o meno alla metà. Quindi indicativamente corrisponde con quelle che sono le specifiche dichiarate da Eleglide, perché se con metà batteria fai un 40-50 km, con una batteria intera più o meno magari ne farai 75-80, quindi non ne farai 100, però i 100 sono dichiarati per una percorrenza sempre in piano. Come ti dicevo, noi la stiamo usando assiduamente per andare su in pensione, alla pensione per cani, al lavoro, per andare a fare le commissioni in paese. È veramente super 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 comoda, e soprattutto è un mezzo di trasporto green, non inquina, è elettrico. La sera lo metti in carica, la mattina ce l'hai in carica, ti devi andare a fare le tue commissioni, ti vuoi andare a fare il tuo giretto, volendo ci puoi andare anche al mare, perché noi 10 km siamo in spiaggia, vuoi andarci al mare, ci vai al mare. Ecco, sulla questione ricarica non ti so dare un dato preciso, comunque non è una ricarica rapidissima. Diciamo che se la batteria è quasi del tutto scarica, per riportarla al 100% un 7-8 ore di ricarica ci vogliono. Non è una ricarica estremamente rapida. Prima di concludere il video e di accennarti a qualche piccolo difettuccio che inevitabilmente questo mezzo ha, questa bicicletta ha qualche difetto e te ne voglio parlare, ti dico che la pedalata assistita, insomma la parte elettrica della bicicletta, ha un'altra funzionalità simpatica. Purtroppo io con una mano sola non riesco a fartela vedere, però si tratta praticamente di una funzionalità cruise control. Tu praticamente imposti il tuo livello di pedalata assistita, col tuo acceleratore raggiungi la velocità desiderata, mentre stai accelerando tieni schiacciato per qualche secondo il tasto meno sul pannello di controllo, e la bicicletta entra in modalità cruise control e ti mantiene quella velocità da sola. Quindi elettrico, non devi pedalare, non devi neanche più accelerare.
appena tocchi i freni si sblocca, come quello della macchina, raga, un cruise control a tutti gli effetti. L'utilità non lo so, se proprio sei pigro che non vuoi fare neanche così, schiacci e vai da solo. Non ti addormentare alla guida perché sennò ti trovano fresco fresco. Adesso, prima di concludere, difettucci, te lo devo dire, qualche difettuccio te lo devo dire. Il primo difetto di cui ti voglio parlare è questo. Qua abbiamo le chiavi per sganciare il pacco batterie. Raga, è 2 mesi che ho sta bicicletta, giro e rigiro, ma sto coso qua non se ne viene, non c'è verso di staccarlo. Boh, nelle istruzioni non c'è scritto nulla in merito, e a questo proposito vado al secondo difetto, che è quello delle istruzioni, che sono 2 fogliettini di informazioni scarne, che non è che ti spiegano proprio chissà che. Devi un po' andare a intuito, a deduzione, oppure andare a cercare le cose su internet. E passiamo al terzo difetto, secondo la mia opinione. La bicicletta viene inviata dentro una scatola, ovviamente, completamente smontata. Te la devi assemblare da solo. E anche in questo caso le istruzioni di assemblaggio sono confuse, non sono molto chiare. Ci perdi un bel po' di tempo. La mia idea iniziale era di fare un unboxing dove ti faccio vedere che la montavamo insieme, ma non è stato possibile, raga, perché sarebbe stato un video di troppe ore, perché ti giuro, era un rebus. Quindi ecco, delle istruzioni più chiare, sia per quanto riguarda le modalità di utilizzo, sia per quanto riguarda la fase dell'assemblaggio, sarebbero una cosa gradita. Sempre parlando di assemblaggio, o meglio di confezionamento, devo muovere una critica che forse è la critica più accurata che mi sento di fare a delle glide. Ma se questo mezzo è un mezzo che dice di essere green, se il processo verso l'elettrico è un processo green, fatto per l'ambiente, eccetera eccetera, non voglio stare qui a farvi un pippone, ma tutta quella plastica nell'imballaggio era proprio necessaria? Cioè, ragazzi, una quantità di plastica e di polistirolo veramente veramente eccessiva. Io mi rendo conto che la bici mentre viaggia deve essere protetta, però magari con, sai, quel cartone ondulato che si può modellare, magari si riusciva ad ottenere lo stesso livello di protezione e si usava un materiale decisamente più ecologico e più riciclabile, fermo restando che anche la carta i suoi bei danni la fa per essere prodotta, però sicuramente molto meno che tutto quel polistirolo e tutta quella plastica. Quindi questo mi dispiace, le glide, ma te lo devo proprio dire, usa meno plastica, perché green e poi troppa plastica, te lo dico sinceramente, troppa plastica. Un altro difetto secondo me è, come ti ho accennato prima, la ricarica, che è un po' lenta. Diciamo che comunque sopperisci se la metti a ricaricare di notte, voglio dire, non credo che tu di notte vada in giro con la mountain bike a fare il fenomeno. Se ci vai la metti in carica di giorno, aspetti le tue 7-8 ore e la bici è carica. Certo, se tu la mattina devi andare a lavorare, che devi fare 30-40 km, ci vuoi andare con la bicicletta e poi vuoi anche tornare con la bicicletta, mentre sei in ufficio te la devi ricaricare, però insomma la vedo una situazione veramente estrema, e forse questa non è la bicicletta perfetta per questo utilizzo. Un altro piccolo difetto, che però è quasi inevitabile, è il peso. È una bicicletta pesante, pesa 23 kg e come tu ben sai la bicicletta più è pesante e meno è pedalabile. È chiaro che parliamo di una bicicletta elettrica, che quindi tra batteria, motore elettrico eccetera si porta appresso un bel po' di componenti e un bel po' di peso. E se la batteria a metà giro ti molla, sappi che pedalare 23 kg è dura. Ultimissimo difetto, secondo me, però non è un vero e proprio difetto, ma è una conseguenza del suo prezzo, di cui adesso ti parlo, è il montaggio. Per montaggio cosa intendo? La componentistica, il cambio che viene usato, questo Shimano, che francamente non so che modello è un cambio un pochettino indeciso, e si sente soprattutto in alcune cambiate l'indecisione del cambio. I deragliatori in alcune posizioni sono un pochettino rumorosi, e pari passo del cambio devo dire che anche pedali, forcella, ma soprattutto freni sono proprio a entry level. Più di tutto probabilmente il reparto dei freni frena veramente poco, frena veramente lungo, non ha mordente. I freni a disco a filo già di loro ovviamente non sono il massimo, però questo impianto frenante, devo dire la verità, è veramente deboluccio. Ci va un po' di attenzione in più nelle frenate, perché sai che devi iniziare un pochettino a frenare prima, e in una frenata di emergenza ci va un bel po' di sensibilità, perché frena poco, te lo dico proprio fuori dai denti,
l'ultimissima cosa che riguarda anche questa l'assemblaggio, devo dire i copertoni di primo equipaggiamento sono quel che sono. Sono dei copertoni a metà strada tra l'asfalto e la strada bianca, che però non fanno in maniera egregia nessuna delle due cose, nel senso che su asfalto sono un po' titubanti, mancano un po' di grip, e la stessa cosa sullo sterrato, sul brecciolino, i tasselli non sono sufficienti per fare qualcosa in più che non sia una passeggiata, una scampagnata. Però ripeto, questo non è un vero e proprio difetto, è figlio della fascia di prezzo di questa bicicletta. Prezzo che si attesta, a seconda del periodo e dell'offerta, tra le 830 euro e le 900 euro. Il prezzo oscilla un po'. Parlo della M1 Plus con i cerchi da 29, perché la puoi comprare anche con le ruote da 27,5. Quella è una scelta di gusto. Quella con le ruote da 29 costa un pelo di più. Questa bici la trovi in vendita sia sul sito di Eleglide, sia su Amazon. Nella descrizione qui sotto al video ti lascio i due link con i due codici sconto. Se la vuoi comprare sul sito di Eleglide c'è il nostro codice sconto e verifica lo sconto attuale, perché anche gli sconti cambiano in base al periodo. Il codice è sempre quello, tu ti vai a verificare lo sconto, oppure vai su Amazon, ti lascio il link, ti lascio l'altro codice sconto e vai a vedere qual è l'offerta migliore e decidi tu dove comprarla. Per completezza e chiarezza, come faccio sempre, se compri da Amazon sappi che il link che ti condivido è un link di affiliazione, quindi qualora tu decidessi di comprare questa bicicletta da quel link, ma non solo, anche altro partendo da quel link, Amazon sappi che ci corrisponde una piccolissima percentuale sul tuo prezzo d'acquisto. Prezzo d'acquisto che a te però non cambia di un centesimo. Il prezzo quello è, quello paghi. Una parte del prezzo che tu paghi ci viene corrisposta a noi per averti veicolato su Amazon. In conclusione, questa bici è una bici entry level, è un buon modo per approcciarsi alle e-bike, è la nostra prima e-bike e devo dire che è un mondo interessante, perché comunque con un aggeggio del genere diverse volte ci ritroviamo nella situazione in cui possiamo evitare di prendere la macchina, andare a fare una commissione veloce, ci siamo dimenticati una cosa su in pensione, andare su qua in cima alla strada che c'è la pizzeria, insomma in alcune volte ci evita di prendere la macchina e questo non è male, soprattutto d'estate che fa piacere, no? Farsi pure una più o meno pedalata, perché poi alla fine c'è pure l'acceleratore, quindi te la cavi. Quindi concludiamo per davvero sto giro, grazie ad Eleglide, vai sul sito di Eleglide, vai su Amazon, ti acchiappi la tua bella M1 Plus, ti monti il tuo acceleratore, sappi che in Italia da quello che so è illegale, quindi fai tutto a umma umma, ma io non ti ho detto niente, non te la cantare, ti fai il tuo giretto, se vuoi accelerare acceleri, se vuoi pedalare pedali, metti il cruise control, insomma te la godi. Bella, ci vediamo la prossima volta, ciao!